Botta e risposta tra le mancabili polemiche tra la Littizzetta e il sindaco Brugnaro, dopo che era emerso come a Venezia agli studenti universitari venisse chiesto fino a ben 700 euro per l'affitto di un posto letto o una stanza, il primo cittadino era insorto, dicendo: se vuoi laurearti e diventare classe dirigente di questo paese, ti devi svegliare, altrimenti avremo una classe dirigente che non riesce a fare i propri interessi, figuriamoci quelli degli altri, proponendo inoltre agli universitari di sacrificarsi, allontanandosi dal centro città, ovvero verso la terraferma. Piccata è la risposta della comica torinese che in una lettera indirizzata al sindaco di Venezia scrive come lo studio sia un diritto che diventa un privilegio quando tutto quello che ha intorno ha costi altissimi. Meno studenti, scrive la Littizzetta, significa più disoccupati, più ignoranza e più povertà dentro e fuori. Puntuale la risposta a distanza di Brugnaro: sono stato equivocato, spiega in questo video. Io ho soltanto detto che se un giovane viene imbrogliato, perché 700 euro per un posto letto è un imbroglio, ho detto questo, deve svegliarsi, deve andare a denunciare questa cosa, non è accettabile, non è che qualcuno andrà a pagare la parte differenza, quindi quello lì è un altro furto. Il sindaco se la prende poi nuovamente ancora con i giornalisti, anche se in modo decisamente più pacato dopo le esternazioni contro Report. E c'è gente invece che manovra sulle difficoltà per avere visibilità, magari per vendere una copia di giornali in più, per fare uno scoop. Purtroppo questo è il dato di fatto, ma noi adesso ci dobbiamo fare una grande operazione di verità, dobbiamo dire la verità. E chi vuole continuare a speculare, io ho visto anche editoriali davvero brutti, perché tradiscono anche la voglia di fare verità.